Salve a tutti e bentornati in questo momento, ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial, vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi altri contenuti simili a questi. Innanzitutto, cosa sono i cookie? I cookie non sono altro che una memorizzazione su un sito, ad esempio, memorizza la password, memorizza la navigazione, quindi i cookie non sono pericolosi. No, non sono pericolosi. Ci permettono di navigare in un modo più semplificato, ok? In un modo più semplice. Per esempio, io quando voglio aggiungere il mio account, fare il login, c'è la password che è salvata, ok? Salva la password su Google Account, quindi su Google, per esempio, un altro sito, e lì è la stessa cosa. Metti l'email, si salva da solo. Quindi ci sono persone che vogliono attivare e disabilitare questi cookie. Ok, quindi in questa breve guida vi spiego come abilitare e disabilitare i cookie. Innanzitutto, in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà su quella scheda del vostro account Google per accettare tutti i cookie, accettare solamente gran parte dei cookie. Quindi andate qui su questa scheda. Blocca cookie di terze parti, accetta tutti i cookie, blocca cookie di terze parti nella modalità di navigazione in incognito. Io ho bloccato tutti, ok? Ho bloccato tutti, fatelo pure voi. Quindi, blocca tutti i cookie che non è consigliato, ma vabbè. Quindi, ragazzi, questa era una breve guida su come disabilitare e abilitare questi cookie su la privacy e sicurezza del vostro account Google, perché veramente ci sono sempre, sempre migliaia di nuovi utenti ogni giorno che cominciano ad usare il loro primo PC, quindi devono anche capire come funzionano queste cose, ok? Quindi, grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e spero tanto di esservi stato d'aiuto e niente, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!